È con grande piacere che vi do il benvenuto a nome del Consiglio Direttivo della Casa di Dante alla presentazione dell'edizione della Divina Commedia curata dal professor Malato, che siede qui in prima fila, che è il vicepresidente della Casa di Dante e che sentiremo poi. Si tratta di un'edizione molto importante e innovativa, nella quale parleranno poi dettagliatamente i nostri illustri ospiti, il professor Alessandro Barbero, che è ordinario di storia medievale presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, e il professor Luca Seriani, già professore ordinario di storia della lingua italiana presso l'Università La Sapienza di Roma, socio dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia della Crusca, vicepresidente della Società Dante Alighieri e molte altre cose. Io da parte mia vorrei prendermi 2 minuti, molto brevemente. Volevo descrivere la veste editoriale di questa edizione, partire dalla sua presenza in una collana assai preziosa, come dice il nome, che è quella dei Diamanti della Salerno Editrice, che già presenta altre opere di Dante: Il Convivio a cura di Carfagnini, La Vita Nuova, Le Rime a cura di Andrea Battistini, poi anche I Poeti del Dolcestil Novo a cura di Donato Pirovano. Certo, rispetto a queste opere, la commedia è un'altra cosa. Per la sua natura, per la ricchezza esegetica che la contraddistingue, per la necessità di fornire un adeguato corredo interpretativo. Dunque, la scelta di pubblicare la commedia in una collana di questo formato può apparire, ed è effettivamente, una arditissima sfida, che ha dei precedenti: il celebre Dantino di Paganino del 1515 o 16, o in anni più recenti l'altrettanto famoso Dante minuscolo Epliano, che fu tirato in formato in 128esimo addirittura, quindi era di 5 per 4 centimetri, e ancora oggi fu stampato in 1000 copie nel 1878, ancora oggi molto ricercato fra i bibliofili. Però erano edizioni prive di commento, prive di apparato esegetico, avevano come unico apparato un ritratto di Dante, sia il Dantino di Toscolano, di Paganino, sia questo Dante cosiddetto minuscolo o epliano. Mentre invece qui ci troviamo davanti a qualcosa di diverso, a una sfida affrontata con grande coraggio, e mi pare di poter dire che sia stata vinta grazie a una precisa strategia, quella di disporre il testo in un volume con un corredo, come dire, di servizio, ma non per un commento, non per questo banale, naturalmente, e poi nel secondo volume un dizionario dantesco, in modo da poter avere subito gli approfondimenti in modo ordinato e chiaro e di poter andare, diciamo, da un volume all'altro. Questa vicenda, diciamo, questa impostazione, per la verità, ha qualche precedente nella storia della stampa italiana, però non bisogna guardare a Dante. Per Dante è forse la prima volta che si tenta una disposizione tipografica di questo genere, ma bisognerebbe guardare al Petrarca con le edizioni di Francesco Alunno, che già nel 1539 pubblicò un'edizione del Canzoniere con un secondo volume dedicato ai luoghi difficili del Petrarca, che erano disposti, per l'appunto, come in questo dizionario, dalla A, intesa come lettera dell'alfabeto, fino a Zoroastro, in un volume a parte che rimandava al primo volume in cui c'era il nudo testo. Dunque, questa edizione ebbe grande fortuna, fu ristampata negli anni 50, nel 52, varcò i confini nazionali, fu stampata in Francia dal celebre con lo stesso sistema dal celebre editore lionese Roviglio. Quindi, come dire, in un periodo in cui Petrarca veniva additato come esempio da seguire per i poeti, gli imitatori e i letterati in genere, e in un periodo in cui Dante dovrebbe continuare a essere proposto come modello, se non all'imitazione, almeno alla comprensione dei lettori, ci auguriamo tutti che all'edizione della Divina Commedia curata nei Diamanti da Enrico Malato arrida la stessa fortuna tipografica di quel lontano precedente e possibilmente anche di più. Aggiungerò brevemente che quello che leggiamo qui rappresenta certo uno sforzo di sintesi, però che molte questioni linguistiche e testuali, sulle quali poi parleranno i nostri illustri ospiti, ricevono nuova luce e definizione, perché poi ci sarà un editio maior di questo commento nella NECOD, nella nuova edizione commentata delle opere di Dante, diretta ancora dal professor Malato, un'edizione che terrà conto della sua esperienza filologica, del secolare commento. Malato è anche il direttore dell'edizione nazionale dei commenti danteschi. Un'altra grande impresa, quella dell'edizione commentata della Divina Commedia, di cui
non c'è oggi il tempo di parlare, ma di cui abbiamo già molti importanti saggi, oltre che questo volume per una nuova edizione commentata della Divina Commedia, in cui molte delle scelte testuali che saranno compiute appunto nell'Editio Maior sono giustificate e sono già accolte in questa edizione dei Diamanti, che è già un importante risultato esegetico con il quale gli studiosi di Dante saranno presto, sono chiamati fin d'ora a confrontarsi. Giunti a questo punto, un moderatore, diciamo, mediamente padrone nella sua attività, dovrebbe introdurre con dovizia di dettagli i due relatori, ma io sono un po' in imbarazzo nel presentarli, perché sono molto noti anche al pubblico dei non specialisti. Non c'è il tempo di elencare tutte le loro, la loro vastissima produzione scientifica, per cui mi limiterò a ricordare Di Barbero, che siede alla mia sinistra, le opere che hanno affrontato questioni importanti anche per gli studiosi di Dante, che i dantisti hanno spesso utilizzato, me compreso, con grande profitto. Ad esempio il libro dedicato al mito angioino nella cultura italiana e provenzale fra 200 e 300, che risale al 1983, o ancora un importante contributo più recente dedicato a Bonifacio VIII e la Casa di Francia negli atti del convegno su Bonifacio VIII di Spoleto. Per quanto riguarda Seriani, molti sono i suoi studi dedicati alla lingua di Dante. Mi piace ricordarne uno perché è un libro su cui ho studiato, cioè Le lezioni di grammatica storica italiana, 1998, ma con edizione precedente, rilegata, insomma, in cui lui offriva a noi studenti, perché io sono stato suo studente per qualche anno, una lettura del primo canto della Commedia sotto forma di un puntualissimo commento linguistico che occupava 60 pagine di questo volume. E poi ho il piacere di ricordare, fra i molti loro meriti, che entrambi sono amici della Casa di Dante, l'istituzione che ci ospita e che io immodestamente rappresento, presso cui hanno tenuto e continueranno a tenere molte conferenze e letture Dantis. Lo scorso anno il professor Barbero, a dicembre, nell'ultimo anno di studi, ha tenuto una conferenza su un tema molto importante, cioè Dante e la nobiltà. Il professor Seriani, ho il piacere di annunciarlo, aprirà il nuovo anno di studi, che è il numero 105, già questo numero vi fa capire qual è la storia e la tradizione del luogo che ci ospita, con una conferenza dedicata agli incipit dei canti della Commedia, che si terrà qui la domenica 11 novembre alle ore 11 e alla quale ovviamente siete tutti invitati. Quindi vi invito, voi che siete così gentilmente presenti oggi, a essere qui anche nelle letture domenicali, che rappresentano l'attività principale della Casa di Dante, che si tengono come da tradizione ogni domenica da novembre alla fine di aprile, e che non sono però l'unica attività, perché insomma in vista del centenario del 2021 la Casa di Dante si fa promotrice di molte attività rivolte non solo agli specialisti e ai giovani studiosi, ma anche al più vasto pubblico, e siamo alla vigilia di un periodo di grandi novità per la Casa di Dante, ricco di importanti prospettive di sviluppo. Prima di cedere, dunque, poi vi invito a visitare il sito casadidanteinroma.it e a iscrivervi alla newsletter scrivendo appunto all'indirizzo che trovate sul sito, per rimanere sempre aggiornati sulle nostre numerose iniziative dantesche. Prima di cedere la parola prima al professor Barbero e poi al professor Seriani, vorrei chiudere rivolgendo un sentito pensiero al presidente della Casa di Dante, il senatore Giorgio Napolitano, che proprio oggi ha ripreso la propria attività politica essendo presente in Senato per una seduta. È dunque terminato una lunga convalescenza e vorrei unirmi a voi per salutare il suo ritorno alla piena attività, nella speranza di poterlo presto accogliere presso la Casa di Dante. Quindi salutiamo il presidente e cedo la parola al professor Barbero. Parole a apparato di microfoni, giusto? Tutti e due. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Io, come dire, sono molto felice e emozionato di essere qui a presentare questo lavoro, e se sono qui so di doverlo semplicemente alla lunga amicizia e consuetudine di collaborazione con Enrico Malato, perché se si dovesse trattare della mia competenza specialistica nel discutere questo lavoro, per fortuna dopo di me parlerà il professor Seriani.
Tuttavia io credo di poter fare invece una cosa che appunto è quella che spetta al non specialista, provare a raccontare dal punto di vista del lettore di Dante l'impatto che ha confrontarsi con un lavoro come questo. Un lavoro che qui si riassume in questo minuscolo mattoncino che propone il testo della Divina Commedia, della Commedia e ovviamente nell'accompagnamento del dizionario della Divina Commedia. Ma è un lavoro che si traduce anche, anch'io voglio subito mostrarlo, questo libro per una nuova edizione commentata della Divina Commedia, che comincia a rendere conto delle motivazioni, delle scelte testuali che poi si tradurranno nell'edizio Maior che attendiamo per, stavo per dire per il 1321, per il 2021, in attesa appunto dell'edizio Maior in 5 volumi della Divina Commedia. Qui c'è un nuovo testo della Commedia e io vorrei partire appunto da questo. Se posso permettermi un ricordo adolescenziale. Come tutti noi, io ho letto la Divina Commedia a scuola e come forse tutti noi, credo che debba essere stata una cosa comune, la sorpresa di scoprire che i testi della Commedia non erano tutti uguali. Fra filologi deve essere talmente ovvio che forse si rischia di perdere di vista come invece sia una cosa del tutto insolita per un lettore l'idea che di un capolavoro possono esistere diverse versioni e noi non sappiamo di volta in volta, di fronte a questo o a quell'altro verso, cos'è che veramente ha scritto Dante. Io lo ricordo distintamente con fastidio questa scoperta, allora, perché probabilmente era una delle tante cose che nell'adolescenza mettono fine al mondo di certezze e di leggi fisse che è il mondo dell'infanzia. Poi esci dall'infanzia e scopri che nulla è solido, che tutto rischia di sciogliersi, anche le cose che sembravano più solide come il testo della Commedia. E poi pian piano senti parlare appunto di tradizione manoscritta, di lezioni divergenti, di edizioni critiche, ma sono tutte cose che sono estranee in realtà alla maggioranza, secondo me, dei lettori. E di quel fastidio mi rimane un avanzo quando mi rendo conto che se devo recitare a memoria i primi versi della Commedia, io ho letto la Commedia già prima della scuola, devo dire, senza capirci niente naturalmente, però già da bambino, ragazzino onnivoro che leggeva tutto quello che c'era in casa, e io avevo in casa un'edizione che oggi purtroppo non sono più in grado di ritrovare, ma era quella che aveva usato mio papà a scuola e credo prima di lui mio nonno, era un'edizione ottocentesca. E io oggi a memoria, tuttora, io dico, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diretta via era smarrita. Io l'ho imparato così, la diretta via. E tutte le edizioni attuali portano la diritta via, naturalmente. E c'è una bella differenza. E sono tanti. Ecco, una delle bellezze di questo libro, se utilizzato in congiunzione con il testo, è l'andare a ripercorrere quanti sono i casi in cui in realtà nella lettura della Commedia ci sono due possibilità diverse. Tanti. Quando Dante incontra Virgilio e va in estasi scoprendo con chi sta parlando e gli dice che la sua fama durerà per sempre, durerà quanto il mondo lontana, oppure aveva scritto Dante durerà quanto il moto dei cieli si intende, lontana. Certo, da un punto di vista strettamente teologico forse è la stessa cosa, però che differenza nella scelta dell'immagine. Inferno 14:48, sì che la pioggia non par che il maturi, la pioggia incessante che gli cade addosso non lo matura, oppure non par che il marturi, è una maturazione o un martirio? Differenza enorme. Purgatorio 10:120, come ciascun si picchia, no, forse è come ciascun si nicchia, cioè si rannicchia.
non resisto a dire, fra parentesi, che proprio ragionando adesso su questo verso per venire a parlarne qui, mi sono reso conto per la prima volta che il nostro rannicchiarsi, parola comunissima, è collegata a una parola che invece consideravo astrusa e perduta del vecchio italiano o al massimo del senese dialettale, il nicchio, cioè la chiocciola. E invece quando noi ci rannicchiamo ci mettiamo a nicchio, evidentemente. Ecco. Ma allora appunto, si picchia o si nicchia? E ancora, Purgatorio 25-56, come fungo marino, bellissima immagine, ma forse invece potrebbe essere uno spungo marino, dove che lo spungo è una spugna in realtà, o meglio uno spugno a questo punto, al maschile. Ce ne sono tanti altri, ne citerò qualcun altro di questi casi man mano che vado avanti, ma è per dire come sia un tema vasto, quello delle possibili varianti. E il tema delle varianti vuol dire che chi propone una nuova edizione della Divina Commedia, con tutte quelle varianti deve confrontarsi, sapendo che in realtà non c'è la soluzione definitiva di quasi nessuna di quelle varianti, di quei dubbi, ma che è soltanto per ragionamento, per argomentare, per sensibilità di studioso, che si può arrivare a dire: no, mi sono convinto che è meglio questa oppure è meglio quell'altra. Perché, come sapete, ma fa sempre impressione citare le cifre, anche se noi abbiamo più di 800 codici medievali della Commedia, non abbiamo neanche una riga di mano di Dante. Dunque non c'è il testo suo, autografo. Fra parentesi, anche qui mi scuserete se divago, non riesco a evitare di sottolineare la fortuna che abbiamo noi che viviamo oggi e che avrà chi vivrà in futuro, che con un clic sul computer possiamo vedere molti dei manoscritti più importanti che in passato avrebbero richiesto, e anche adesso richiedono per un lavoro serio, lunghi viaggi per vedere il codice e toccarlo, però intanto una prima idea ce la facciamo a casa. Se voglio vedere la grafia che ha usato Francesco da Barberino o quella che ha usato Filippo Villani, li trovo, lì in un attimo mi appare il manoscritto davanti a me sullo schermo del computer. Allora, questa immensa tradizione manoscritta significa una foresta di varianti intrecciate che è del tutto impossibile districare. Citerò in questo caso quello che scrive Enrico Malato, perché è veramente definitivo. Un secolo e mezzo di esplorazione della tradizione manoscritta ha convinto gli studiosi che è impossibile stabilire una cronologia delle varianti tramandate. Cioè è impossibile dire: va bene, prima viene quello e poi quell'altro, e quindi quell'altro lo posso ignorare nella scelta della variante. La cronologia è sconvolta, cito ancora, da una contaminatio precoce ed estesa, infiltrata in profondità in tutto il territorio del poema. È il modo in cui Enrico Malato descrive la situazione della tradizione manoscritta. A me sembrava di sentire un medico che descrive l'infiltrarsi della malattia in un organismo, o forse anche un generale americano che assista al proliferare dei Vietcong in quello che dovrebbe essere il territorio da lui difeso. E di fronte a questo lo studioso non ha armi risolutive, deve affidarsi ogni volta al suo ragionamento e alla sua sensibilità e mettersi in gioco in prima persona. Qui, in vista di questa edizione, Enrico Malato comincia con grande modestia, dice che non è un nuovo testo critico, sarebbe un'ambizione, dice, velleitaria, si parte dal testo critico Petrocchi. E però il testo Petrocchi, si sa, non si voleva definitivo, si voleva punto di partenza, testo base per ulteriori ragionamenti, e quindi gli ulteriori ragionamenti sono non solo possibili ma doverosi. Qui ci sono quello che colpisce il lettore profano, le cose più immediate, le novità della punteggiatura, che è adeguata agli usi moderni il più possibile. Ed è giusto, la punteggiatura cambia continuamente. Appunto, andando a vedere i manoscritti trecenteschi, ti accorgi che non è che non ci sia la punteggiatura. Loro avevano un loro senso della loro punteggiatura, che però oggi creerebbe enormi difficoltà al lettore se dovessimo seguirla.
E poi l'abbandono di grafie arcaiche che a lungo hanno continuato a essere utilizzate. Mi ha colpito in modo particolare, perché tocca un verso che a me è caro, l'abbandono della grafia bascio, sostituita finalmente dal nostro bacio. E così anche dal punto di vista grafico, Francesca ricorda che Paolo la bocca mi baciò tutto tremante, che è un verso che credo bisognerebbe opporre a quelli che vogliono tradurre Dante in italiano moderno. Ecco, sfido chiunque a tradurre ulteriormente un verso come questo. Ma anche gli interventi nella punteggiatura, ben inteso, possono essere di grandissima rilevanza dal punto di vista del significato. Voi fiorentini mi chiamaste Ciacco, per la dannosa colpa della gola, come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. Oppure no? Perché, e se fosse, voi cittadini mi chiamaste Ciacco per la dannosa colpa della gola? Cambia un po' la proposta malato è questa. Due punti dopo gola. Mi chiamaste Ciacco per la dannosa colpa, perché Ciacco è appunto soprannome, come dire, volgare, che ha a che fare con questo tipo di vizio, buti, Ciacco, dicono alquanti che è nome di porco. Ecco, però vedete come cambia versi notissimi che tutti abbiamo letto, ripetuto tante volte, e cambiare l'interpunzione significa proporre un'altra lettura. Naturalmente le varianti più suggestive sono sempre quelle in cui cambia un'intera parola. Nel quarto dell'inferno Virgilio spiega a Dante che il battesimo è porta della fede che tu credi. O meglio, noi credevamo che fosse così, ma invece Dante ha scritto verosimilmente che il battesimo è parte della fede che tu credi. E certo, porta potrebbe sembrare più suggestivo, il battesimo porta dei sacramenti dal punto di vista teologico, tutto spingerebbe in quella direzione, però in tutti i manoscritti c'è scritto parte. Ce n'è solo uno in cui è stato corretto in porta, e poi come dire, è colpa dei predecessori del nostro Marazzini, degli accademici della Crusca, se nel 1595 si è deciso invece di scrivere porta anziché parte. Ma in questo caso l'editore dice, un momento signori, se la tradizione manoscritta pressoché unanime prevede un termine perfettamente logico, perfettamente funzionante, noi non abbiamo il diritto di andare dietro a una nostra congettura, per quanto ingegnosa, per modificare il testo. Però ben inteso, proprio la dimostrazione che non c'è l'arma finale e che ogni volta bisogna ridiscutere tutto. C'è anche qualche caso in cui Enrico Malato invece propone una congettura che nei manoscritti non è certo preponderante, anzi, e che però risolve un'antica croce. E quel passo bellissimo, bellissimo il problema è questo, Inferno 1480, Dante descrive le acque termali del Bulicame presso Viterbo e aggiunge misteriosamente che quelle acque servono alle peccatrici che fra loro se le spartiscono. E tutti i commentatori a ingegnarsi appunto di immaginare chissà quale bordello doveva sorgere vicino al Bulicame per giustificare queste peccatrici. Leggendo Malato, che impiega 5 pagine a stampa fittissima per giustificare la scelta di questa congettura, le peccatrici sono invece più probabilmente le donne che pettinavano il lino, le pectatrices. Pettatrici quindi e non peccatrici. Il lino si pettina, come sapete. Ricordate Carducci, quando l'austero e pio Gian della Bella trasse i baroni a pettinare il lino. Ecco. E qui appunto, congettura, 5 pagine per giustificarla e poi persuasione. Lo studioso sente che questa lettura ha buone probabilità di essere la migliore. Oh, altri criteri che certe volte valgono e certi altri no. In questo caso che abbiamo appena citato è una lectio difficilior, difficiliorissima, oserei dire, pettatrici. Ma in altri casi la lectio difficilior ci porta fuori strada,
Purgatorio 12.5, con la vela e coi remi. Ci sarebbe la Lectio Difficilior, con l'ali e coi remi. Però in altre parti, in un altro punto che tutti ricordiamo a memoria, sono i remi stessi che diventano ali, no? Dei remi facemmo ali al folle volo, il folle volo di Ulisse. Allora è possibile che là l'ala diventa metafora del remo e qua diventa metafora della vela. No, certe volte bisogna stare tranquilli, va bene la Lectio Facilior, con la vela e coi remi. E poi appunto, leggere questo testo e andare alla ricerca nel volume di accompagnamento delle spiegazioni, delle giustificazioni, delle scelte fatte, significa entrare nel laboratorio dello studioso e condividere con lui questa continua ricerca della soluzione caso per caso. È un lavoro da Maigret, devo dire, è un lavoro da investigatore. E vengono, ecco, è inevitabile che vengano in mente anche al lettore, come dire, non filologo, tanti argomenti, tante possibilità, tante cose da discutere. Parlavamo del mondo e del moto. Durerà quanto il mondo o durerà quanto il moto? E lì si scopre che ovviamente tutte queste cose sono discusse da tanto tempo e che qualcuno ha detto, beh, ma il mondo potrebbe facilmente trasformarsi in moto alla lettura, perché nel mondo la N non si scrive mica, è solo un trattino di abbreviazione sulla O e quel trattino di abbreviazione può sparire. Però, devo dire, non so se nei manoscritti letterari è diverso, la consuetudine con la paleografia che può frequentare uno storico, con i documenti notarili e così via, fa pensare che se ci sono due lettere che era difficilissimo confondere, erano la T e la D, che a noi sembrano simili, perché poi sappiamo, sono dentali, ma in realtà nelle grafie medievali di solito sono ben diverse, difficili da distinguere. E quindi, di nuovo, mondo e non moto, anche forse in base a questo argumentum paleographicum. Poi ci si imbatte in quello che chiamerei l'argumentum virgilianum. Ed io cavea d'error la testa cinta. Oppure io cavea d'orror la testa cinta. Di nuovo, nei manoscritti ci sono entrambe le versioni. Però, e qui appunto è lo studioso che deve mettere in campo i suoi strumenti e le sue armi. Siamo qui con Virgilio, andiamo a vedere in Virgilio se ci sono dei passi che possono ricordare questo. Ci sono, e lì è circonfuso di orrore e non certo di errore. Ecco. E allora quello di nuovo è un argomento. Dante qui sta dialogando continuamente con Virgilio. Quante volte nella commedia inserisce richiami, rimandi, allusioni, citazioni. E allora qui, tra orrore che c'è in Virgilio e l'errore che in Virgilio invece non c'è, diciamo l'argomento è forte. E poi c'è la pure semplice sensibilità. Paradiso 15.36, Dante dice lì sono arrivato al culmine della mia gloria, ma altri dicono sono arrivato al culmine della mia grazia. Può sembrare che ci sia poca differenza, no che c'è. La grazia aspetta ogni peccatore, anche al più miserabile, perché non è lui che se la merita, gli arriva la grazia. Almeno, forse per Dante è lui che se la può anche meritare, sarà il dottor Lutero che dirà che non sei tu che te la meriti, ma insomma, comunque, la grazia è qualcosa che ti viene addosso dall'alto. La gloria è la gloria. Dante che dice la mia gloria? Certo, a un certo punto ha detto io me ne gloriai. Stava parlando di come ci è rimasto felice quando ha incontrato il trisnonno Cacciaguida e si è accorto che lui aveva un antenato cavaliere. E lì dice, perfino lì in paradiso io me ne gloriai, però gloriai, se ricordo bene l'intervento di Enrico Malato su questo verso, con dieresi, però aveva messo le mani avanti, o poca nostra nobiltà di sangue. Cioè l'unico contesto in cui Dante parla della propria gloria è per dire noi uomini siamo deboli, siamo vani, perfino in paradiso io sono riuscito a gloriarmi di una cosa che agli occhi di Dio è così poca come la nostra nobiltà di sangue. Quindi probabilmente non la mia gloria, ma la mia grazia, che è tutt'altra cosa.
E grazie, questo mi fa comodissimo per affrontare gli ultimi 3 minuti del mio intervento, 5 al massimo. Grazie. Nascono i dubbi che mi verrebbe voglia di proporre appunto allo studioso. Inferno 12:27. Lo posso trovare. E quello accorto gridò: corri al varco, mentre che in furia è buon che tu ti cale. Mentre che in furia, e cioè che egli in furia, oppure che egli, sottinteso, è in furia. Qui, con molti buoni argomenti, Enrico Malato propone: egli è in furia. Viene da dire che in questo modo però ci sono due e, voce del verbo essere, consecutivi, entrambi con un soggetto sottinteso, che però è un soggetto diverso. Egli in furia ed è buon che tu. Viene da pensare che a me, al mio gusto, sembrerebbe quasi una ineleganza questa successione di due, no? Ecco, quindi chi lo sa se questo argomentum eleganzie può avere cittadinanza oppure no. E poi l'altra cosa che io davvero non so, quanto si usava ancora all'epoca leggere a voce alta. E se si legge a voce alta, ci sono dei casi dove una certa soluzione piacerebbe più di un'altra, al di là di tutti gli argomenti. Fidandomi nel tuo parlare onesto o fidandomi del tuo parlare onesto? Dal punto di vista della sonorità, a me piace di più il del, anche se so che ci sono altri motivi per preferire il nel. Appresso volse a man sinistra il piede, oppure appresso mosse a man sinistra il piede. Confesso che a me appresso mosse a man sinistra il piede, per la nostra poesia, che non è quella degli antichi anglosassoni e l'allitterazione la apprezza tutto sommato abbastanza poco, piace meno che non appresso volse, ma appunto magari sono argomenti che non hanno cittadinanza. Detto questo, rimane qualche piccolo dispiacere. Per un piemontese dispiace che sparisca il Monviso. Noi ce lo vediamo sempre davanti, dalle vie della città e da fuori, laggiù, che corona le Alpi, e invece il Monviso sparisce. Effettivamente però è inevitabile, questo corso d'acqua di cui si sta parlando col Monviso non può aver niente a che fare. E anzi, mi sentirei di rafforzare il ragionamento di Enrico Malato su questo. È vero che oggi, nella zona dove invece ci troviamo, di Monviso o Monteviso o Veso nessuno sa niente, però che sulle mappe dell'Istituto Geografico Militare ci siano le case di pian divisi, questo mi sembra risolutivo, perché questi toponimi possono sparire dalla memoria dei viventi, ma quando sono attestati contano, insomma. Rimangono i passi che francamente ti lasciano perplesso e ti costringono a chiederti, da eretico, se in quell'attimo Dante non sonnecchiava un po', come quel tal che parea beato per iscripto, che in ogni caso comunque uno lo giri non riempie di grande soddisfazione. Ci sono quei momenti in cui si invidia la libertà del lettore antico, il quale leggeva tutto scritto di seguito, senza accenti, apostrofi, e quindi leggeva: non vedi tu la morte che il combatte? E vedeva scritto Kel, ed era libero di decidere se questo gli suggeriva che era El che combatte la morte, oppure la morte che combatte lui. Ecco, noi non siamo più liberi, ormai siamo presi per mano dagli editori e guidati nella scelta migliore. Concludo dicendo che questo lavoro non è però soltanto lavoro di filologia, anche se altissima, ma è anche lavoro di esegesi, che costringe l'editore a fare i conti con passi dove la discussione, al di là della scelta di una parola o di una grafia, dove la discussione è furibonda. Ho trovato affascinante la lunga discussione della sacra fame dell'oro, dove finalmente si mette giustizia di fronte all'ipotesi che Dante non avesse capito il significato originario del termine e che fosse invece favorevole a una moderata, sia pur moderata, fame dell'oro. Ecco, non è proprio così. E in una cosa molto dettagliata, che però da medievista mi tocca, è l'esegesi
del passo sul Rocco degli Arcivescovi di Ravenna, dove devo dire che stupisce un po' vedere come qualche filologo, pur autorevolissimo, ogni tanto butta via un'intera tradizione, perché se un'infinità di commentatori trecenteschi, compresi vari emiliani e romagnoli, ci garantisce che gli arcivescovi di Ravenna hanno il pastorale fatto in quel modo, e scusatemi se non entrando nel dettaglio per ragioni di tempo, finisce che quasi solo io e lui ci capiamo su questo, e infatti ci stiamo sorridendo reciprocamente, abbiate pazienza. Andate a cercare, appunto, grazie, in purgatorio, vabbè, qui non mi sono segnato. Ma insomma, direi che l'applauso è arrivato appena un attimo prima, perché in realtà ho finito, questo era quello che volevo dirvi, grazie. Piccolo trasbordo, allora ringrazio il professor Barbero anche, diciamo, per aver così sottolineato l'importanza del lavoro del filologo, che è spesso misconosciuto se non altro il grande pubblico, ma insomma noi ci capiamo. Allora cedo la parola al professor Serianni e gli avvicino anche questo secondo. Grazie, minuto. Grazie e buonasera. Luca Marcozzi nella sua introduzione ha usato una parola obbligata, che è sfida, una sfida vinta, quella direi duplice: da un lato quella della NECOD, cioè di questa monumentale edizione commentata di tutte le opere dantesche, e la seconda è una sfida, quella che oggi festeggiamo qui, di natura diversa, perché il risultato di questa sfida è un volume, anzi sono due volumi, che sono rivolti in realtà ad un pubblico largo. Questo non vuol dire che la complessità dei fenomeni che Enrico Malato ha vagliato via via nel corso di tanti anni, e in un lavoro che è tutt'altro che compiuto, è ancora in pieno svolgimento, questo non significa che questi problemi siano eliminati, ma neanche ridotti all'osso. Sono problemi che sono presupposti, come una sorta di precipitato, che alla fine, di precipitato chimico, che alla fine lascia l'acqua limpida, però presuppone tutta la presenza di sostanze che restano però sul fondo, sullo sfondo, potremmo dire. E dunque questa è la sfida vinta in questo secondo caso, quello dei diamanti, e mi soffermerò fra pochissimo su un paio di esempi per mostrare come ha lavorato Malato. Intanto, lo ha ricordato già molto bene Alessandro Barbero, il testo di Dante è un testo che si fonda sulla meritoria edizione Petrocchi, che ha rispetto dei 50 anni, che sono tantissimi per un'opera scientifica, conserva ancora una parte significativa della sua validità, anche se si è mostrato che l'ipotesi su cui si fondava, quella di operare non un'edizione critica, ma un'edizione dell'antica Vulgata, cioè dell'insieme dei testimoni anteriori alla metà del 300, se si è mostrato, dicevo, che questa ipotesi è un po' fragile, perché la contaminazione, cioè il fatto che i copisti non si limitavano a copiare da un antigrafo ma consultavano anche altri testi, la contaminazione nel caso di Dante è molto precoce. Però anche la recente edizione commentata di Giorgio Inglese per Carocci si fonda, con qualche emendamento, sull'edizione Petrocchi. Le varianti su cui si è soffermato già molto bene Alessandro Barbero, ha fatto una serie di esempi di varianti che tecnicamente si chiamano adiafore. Adiafore vuol dire indifferenti, ma non dobbiamo fraintendere questo aggettivo. Indifferenti nei casi che lui ha citato, non certo dal punto di vista del significato, mondo, moto e simili. Perché pettatrici, peccatrici? Perché il significato cambia, cambia anche in modo radicale, e oltretutto la parola
pittatrici è, come si dice, un apax, cioè una parola che non risulta attestata altrove in testi volgari, quindi la differenza è notevole, però sono varianti che la tradizione non ci permette di discriminare e che funzionano entrambe nel contesto, adiafori da questo punto di vista. Ma poi esiste una adiaforia, diciamo, più ampia e più larga, che è quella di varianti interpuntive, uso di maiuscola e minuscola, una serie di varianti che modificano in modo più marginale il testo, per quanto riguarda le maiuscole in particolare, non per quanto riguarda l'interpunzione, perché anche qui Barbero ha fatto un efficace esempio. Questo per ricordare che cosa c'è dietro la costituzione del testo, perché le scelte che Enrico Malato fa sono tutte ampiamente discusse, naturalmente non nel Diamante, non sarebbe stato possibile, ma in un articolo da cui Barbero fra l'altro vedevo citava, che anticipa ciò che si leggerà nella edizione della NECOD, e quindi sono varianti tutte ampiamente discusse, si tratti anche solo di varianti interpuntive. Faccio subito un esempio per dare un minimo di concretezza al mio discorso, prendendo un esempio particolarmente famoso, primo canto dell'Inferno, Dante incontra le tre fiere, supera senza difficoltà la lonza, con qualche difficoltà il leone e poi naturalmente non riesce a superare la lupa, come sappiamo. Leggo i versi che mi interessa sottolineare. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse con la testalta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse. Prima di arrivare a tremesse ci sono delle varianti interpuntive che tralascio, e invece con tremesse abbiamo, rispetto alla possibilità di leggere temesse, una variante sostanziale. Malato accoglie motivatamente la lettura tremesse, seguendo in questo la scelta di Petrocchi, perché ripudia l'argomento che sarebbe una ripetizione, la forma temesse sarebbe una ripetizione immotivata, e invece sottolinea un aspetto che mi sembra interessante particolarmente. Leggo: quanto al tremore dell'aria, contro l'obiezione di Pagliaro, grande studioso e autore di fondamentali, ancora oggi saggi di critica semantica, che Enrico altre volte mostra di apprezzare e di utilizzare, nonostante l'obiezione di Pagliaro, un avallo viene dal progresso del testo, andando avanti nella lettura, perché nel quarto canto dell'Inferno si legge: non avea pianto mai che di sospiri che l'aura eterna facean tremare. Quindi l'immagine del tremore applicato all'aura, all'aria, è documentato con un esempio dantesco. Questo è un elemento che, rispetto alla labilità di dire c'è una ripetizione, non c'è una ripetizione, porta un elemento particolarmente pertinente, perché richiama, fonda una scelta sull'uso dantesco. E questo è uno dei tanti esempi che potremmo fare, ma vediamo invece come funzionano altre due parti, o meglio tre parti canoniche dei due volumi. La prima è l'introduzione, un'introduzione che è ovviamente molto sintetica e per redigere la quale Malato ha dovuto affrontare il problema di una sintesi che desse conto degli elementi fondamentali, lasciando naturalmente cadere gli altri. Come è noto, è molto più difficile scrivere un saggio, un'introduzione, in questo caso di
una ventina di pagine che non scrivere un saggio di 300 pagine. Beh, condensare in 20 pagine l'essenziale rappresenta uno sforzo notevole. E allora, quali sono i punti centrali di questa introduzione, quelli che Enrico attraversa perché non avrebbe potuto farne a meno? Beh, intanto la composizione della commedia, quando ha composto Dante il poema. E c'è un'anticipazione di cui possiamo tener conto già alla fine della Vita Nuova, quando Dante si propone di scrivere della sua donna ciò che mai non fu detto da alcuna, oppure si tratta di una prefigurazione solo apparente, perché in realtà la commedia non può ricondursi a questa possibile anticipazione. E abbiamo poi altre ipotesi, che sono varie ipotesi che sono state fatte sulla data, che in alcuni casi vengono omesse. È molto interessante questa scelta, necessaria, non si può naturalmente dire tutto, è fondamentale gerarchizzare le cose da dire, e quindi viene omessa un'ipotesi che è quella di Rocco Montano, che non è stata seguita per varie ragioni dalla comunità scientifica, per la quale Dante avrebbe atteso alla stesura della commedia dopo la morte di Arrigo VII, quindi dopo il 1313. Qui non se ne parla neanche, non c'è nessuno sfoggio qui di bibliografia, si sottolineano solo gli snodi essenziali. Ricordo che gli scritti danteschi di Montano sono stati giustamente ripubblicati recentemente, qualche anno fa, proprio dalla Salerno Editrice. Si va invece molto più indietro, ai primi anni del 300, e nell'introduzione si dà molta importanza a due testimonianze indirette di gran peso. La prima è una glossa di Francesco da Barberino, che risale al 1313-14 e che mostra con evidenza che all'epoca una parte del poema, segnatamente l'Inferno, già circolava. Ma l'elemento su cui Enrico si sofferma con particolare rilievo è rappresentato da una scoperta recente. In realtà il testo era noto, però recentemente, pochi anni fa, è stato pubblicato, con la possibilità di valorizzare e di apprezzare il ricco apparato iconico. Si tratta di un ufficiolo, cioè di un libro di preghiere, di Francesco da Barberino, che contiene tra l'altro due immagini che sembrano rifarsi proprio a altrettante scene della commedia. Naturalmente, quando si studia il testo di Dante bisogna dare grande importanza all'iconografia, alla percezione di come nel Medioevo il testo veniva letto, veniva interpretato e quindi riflesso in una rappresentazione, può essere una miniatura o proprio una tavola autonoma. Due immagini quindi che sembrano presupporre la conoscenza dell'Inferno. E oltre a questo abbiamo diverse suggestioni giottesche, quindi relative agli anni in cui Giotto a Padova affrescava la Cappella degli Scrovegni. E questo porta a una ipotesi piuttosto importante. Siccome Francesco da Barberino lasciò Padova prima del 1309, evidentemente, se accettiamo questa corrispondenza, che però è molto persuasiva, sposteremmo molto indietro la composizione di Dante della commedia. Questo è un dato che viene discusso in modo, direi, ampio, tenendo conto dei limiti di spazio dell'introduzione, perché rappresenta effettivamente un dato importante. Non viene invece discusso, anche qui volutamente, ma solo alluso in modo indiretto, un punto che è noto ai dantisti come la lettera di frate Ilaro. Non mi soffermo su questo, ma questa testimonianza, peraltro risalente niente meno ad un testo trascritto dal Boccaccio, farebbe pensare che Dante
aveva cominciato, aveva vagheggiato l'idea di scrivere tutto il poema in latino e poi aveva rinunciato per la sfiducia di poter trovare un pubblico adeguato data la crisi degli studi, per aver trovato troppo dure le orecchie, potremmo dire, parafrasando e piegando i nostri fini, un verso che si legge nell'undicesimo del Paradiso a proposito di San Francesco che va a predicare in Africa ma non trova udienza e quindi ritorna indietro. Questo è appunto un dato particolarmente significativo, l'omissione della lettera di frate Ilaro, perché rappresenta, è uno dei tanti elementi che rappresenta questa selezione. Insisto su questo termine. Selezione significa tener conto di tutto, perlomeno di tutto quello che è umanamente possibile consultare e leggere nel caso di una bibliografia proverbialmente sterminata come quella di Dante, ma fare una scelta. Ricordo che Ignazio Baldelli, grande dantista che si trovò varie volte a fare letture Dantis proprio in questa sala, diceva che se si esagera con i riferimenti alle note, all'apparato esegetico, alla fine il testo si schiaccia. Non si legge più Dante, ma il testo di Dante, come qualunque altro testo, ma Dante in modo particolare, finisce con l'essere un pretesto per poi parlare di altro. Ci deve essere un momento in cui, avviato alla lettura del testo, il lettore possa muoversi per conto suo, come ci ha ricordato adesso, ci ha detto adesso Alessandro Barbero, ragazzo, ragazzino, aveva fatto prima di incontrare Dante al liceo. Beh, un classico è tale se arriva attraverso canali di lettura diretta al pubblico, se ha ancora qualcosa da dire indipendentemente dalla trafila scientifica che naturalmente nessuno può mettere in discussione. Il testo contiene un commento e qui esemplifico, tanto per far vedere la struttura del commento, da due passi. Il primo è un passo che non presenta nessuna particolare difficoltà, però il secondo sì invece. Il primo è costituito da alcuni versi del sesto del Inferno, anche qui sono versi abbastanza noti: al tornar della mente che si chiuse dinanzi alla pietà dei due cognati Paolo e Francesca, che di trestizia tutto mi confuse, novi tormenti e novi tormentati mi veggio intorno, come ch'io mi muova e ch'io mi volga e come che io guati. Io sono al terzo cerchio, eccetera, eccetera. Allora, leggiamo il commento, che è essenziale, ma non ovvio. Allora, il primo mistichio del primo verso, al tornare della mente, è semplicemente contestualizzato, dice il commentatore, quando ripresi i sensi dopo il mancamento provocato dal caso pietoso di Francesca e Paolo. Poi abbiamo una nota al verso 3, che di trestizia tutto mi confuse. C'è la glossa, mi aveva coinvolto, ma, e questo è il punto essenziale, trestizia e anche dolore profondo procurato dalla acquisita consapevolezza del male. E qui c'è un rinvio al secondo volume dove si illustra questo particolare significato, significato pregnante di tristizia, che non è la nostra tristezza, non è soltanto il turbamento che Dante personaggio testimonia addirittura con la sincope, con lo svenimento che chiude il canto precedente, ma è anche consapevolezza del proprio peccato e quindi un sentimento positivo perché avvia il peccatore sulla strada del riscatto. E tristizia è una delle parole che troviamo appunto nell'altro volume, nel volume di commentario. Ancora 7-9,
io sono al terzo cerchio, eccetera, il commento dice sono nel terzo cerchio dell'inferno dei golosi, e qui naturalmente si fa un rinvio al termine gola, che è importante anche perché, mettiamoci nei panni del lettore moderno, il peccato di gola, anche per un credente, per un cristiano, praticamente non esiste più. Tant'è che questa espressione, peccati di gola, nell'uso comune indica tutt'altro, indica l'abuso di cibi dieteticamente non consigliabili, ricchi di lipidi per esempio, di glucidi, ma non indica un peccato come nella nostra coscienza dei cristiani, ma forse in generale è rappresentato per esempio dall'invidia. Che l'invidia sia un peccato, un comportamento biasimevole, un pensiero biasimevole, possiamo ammetterlo senza difficoltà. L'altro esempio invece di solo tre versi è tratto dal Paradiso, dalla fine del 27° canto del Paradiso, che è il canto delle invettive, che si apre infatti con un'invettiva di San Pietro contro la corruzione dei papi, contro Bonifacio VIII, e si chiude con una invettiva di Beatrice, molto larga come orizzonte, perché si riferisce non ad una situazione storica contingente, ma addirittura alla natura umana, e rappresenta il bambino che finché è nei primi anni ama tale balbuziendo ancor digiuna che poi divora con la lingua sciolta qualunque cibo per qualunque luna, finché il bambino segue i precetti della Chiesa, tra cui il digiuno in certi periodi, la Quaresima in particolare, e poi invece appena una peluria copre le guance, appena arriva alla pubertà, viola tutti questi precetti e mangia qualunque cosa senza pensarci, e ancora con una evidente iperbole, usando lo stesso gerundio, balbuziendo, Beatrice aggiunge che finché è piccolo l'essere umano ama e ascolta la madre sua che con loquela intera disia poi di vederla sepolta addirittura, no? Quando riesce a parlare in modo compiuto, persino sentimento primordiale come l'amore per la madre, in questa raffigurazione così pesantemente pessimistica di Beatrice, solo riscattata dall'ultimo verso che apre alla speranza, dicevo, si desidera addirittura la morte della madre. Ma i versi su cui mi soffermo rapidamente sono il 136-138. Così si fa la pelle bianca nera nel primo aspetto della bella figlia di quel che porta mane e lascia sera. Leggiamo la glossa di Enrico Malato. Così la pelle bianca dei bambini innocenti diventa scura al primo apparire della luce, la bella figlia del sole, colui, il sole, che apporta la mattina e si lascia dietro la sera, fuor di metafora, alle prime lusinghe dei beni mondani. È una scelta tra le varie interpretazioni che sono state date, scelta che personalmente mi convince, ma ricordo che sono state date molte interpretazioni di questa bella figlia del sole. Chi ha pensato a un riferimento al sole come simbolo di Cristo, quindi la Chiesa, chi ha pensato alla bianca pelle di Pasife, con un riferimento dunque alla mitologia, alla storia di Pasife e il Minotauro, chi ha pensato a Circe, definita da Virgilio Solis Filia, figlia del sole. Ma di tutto questo giustamente non c'è traccia qui, ce ne sarà naturalmente nell'edizione definitiva, perché qui un eccesso di informazione avrebbe schiacciato il testo, che invece resta fruibile nella sua, a questo punto possiamo dire, limpidezza. E poi
il testo si accompagna col dizionario. Che cosa contiene questo dizionario? Beh, contiene i nomi comuni che offrano una occasione di approfondimento. Abbiamo citato prima due di questi nomi, tristizia e gola, e poi offre i nomi propri che si trovano nel testo, naturalmente, e qui la scelta è sistematica, e si usano le parentesi quadre per indicare i riferimenti impliciti. Una di queste parentesi quadre, per esempio, viene usata per Fiorentino Anonimo. Chi è questo Fiorentino Anonimo? È un dannato a cui Dante dedica alcuni versi finali del tredicesimo, del canto dei suicidi, e di cui Dante, forse non casualmente, non fa il nome. Sarà stato Rocco dei Mozzi, Lotto degli Agli, come hanno opinato diversi commentatori, non lo sappiamo, ma viene il sospetto che l'anonimato sia funzionale alla rappresentazione di questo dannato. Non sarebbe del resto la prima volta di altri dannati che sono privati del nome, e in questa perdita di identità c'è come un segno aggiuntivo di condanna. E poi abbiamo, sempre tra parentesi quadra, Ruth, noto personaggio biblico, e qui la parentesi quadra si deve al fatto che in Paradiso 22:10 il personaggio è indicato come una perifrasi, come in riferimento al fatto di essere bisnonna di David, e quindi si esplicita questo riferimento ovviamente ricorrendo alla parentesi quadra. Naturalmente del secondo volume vorrei sottolineare però non tanto la esplicitazione dei nomi propri, che serve naturalmente al lettore per orientarsi nella serie di riferimenti che fa Dante anche da questo punto di vista, e che possono, anzi senz'altro, non sono ovvi anche al lettore colto, ma l'elemento notevole è proprio rappresentato dalla scelta delle parole comuni. Ho citato due esempi e ne cito un terzo che non ha rilievo dal punto di vista esegetico, ma invece dal punto di vista linguistico, cioè la parola mestiere, che è una delle tante parole dell'italiano antico che ancora usiamo, ma in accezione diversa, un'accezione che era già presente nel Medioevo ma che oggi è esclusiva. Il mestiere è, lo sappiamo, un lavoro, si tende a, nell'uso comune, a contrapporlo alla professione, no? Beh, nell'italiano antico c'era questo valore, no? Arti e mestieri, per esempio, ma ce n'erano anche altri che sono scomparsi, che vengono qui passati in rassegna. Leggo rapidamente, nelle locuzioni avere, essere, fare mestiere, convenire, essere necessario, e poi ancora, salto qualcosa, ci sono esempi commentati, e gli esempi ci permettono di vedere la varietà dei costrutti incardinati su questo. Espressione, esser mestiere, non sarà lor mestiere, a costui fa mestieri, eccetera. Anche qui è notevole la condensazione di dati, questa volta a illustrare un uso linguistico, non un aspetto esegetico, che Ricomalato riesce a compiere, a condensare in poco spazio. Per questo ho parlato di seconda sfida, quella di concentrare il testo. Perché la seconda sfida, trattandosi di Dante, è quella di chiamare alla lettura di questo classico un numero il più possibile largo di persone, che sono poi quelle, come sappiamo, che seguono le attività che si fanno in margine alla lettura di Dante, a partire dalle letture Dantis che si svolgono qui e altrove, in molte parti d'Italia, e che hanno come punto di forza quella di invitare a leggere il testo.
leggerlo senza l'eccessivo appesantimento di note, che naturalmente non vorrei aver dato un'impressione sbagliata su questo punto, sono indispensabili per documentare le scelte, ma devono restare in ombra pur essendo presupposte nel punto d'arrivo costituito dal lavoro. Sfida non facile che Enrico ha senz'altro superato con successo. Grazie. Ti avevo messo un bicchiere, ma non potevi vederlo perché era nascosto dai microfoni. No, ti avevo messo un bicchiere, ma era nascosto dai microfoni. Va bene. Allora, io ringrazio molto anche Luca Serianni e vorrei dare la parola al professor Malato, però gli chiederei di aspettare un momento, perché abbiamo il piacere di, diciamo, stiamo parlando di Dante, il cui ruolo nella formazione dell'italiano, insomma, non va neanche sottolineato. E in un momento in cui la nostra lingua è, come dire, sottoposta a diverse contrastanti pressioni, io avrei il piacere di invitare il dottor Giorgio Pagano, che cura la rubrica Translimen su Radio Radicale, a leggere un appello per l'italiano lingua di lavoro dell'Unione Europea, che credo anche il professor Serianni abbia sottoscritto, e quindi lo invito per l'appunto alla lettura. Gli cedo uno, anzi due microfoni, perché altrimenti, anzi no, gli cedo direttamente il posto. Grazie. Attenzione al busto di Dante. Prego. Oh, io ringrazio anticipatamente di essere ospite intanto di questa presentazione da parte del professor Malato, che come sapete è sensibilissimo a questa questione, e di fatto è un momento molto particolare. Quasi nessuno parla del fatto che con l'uscita della Gran Bretagna anche l'inglese non sarà più lingua comunitaria. Questo argomento non viene affrontato minimamente. Nessuno affronta la questione dell'economia linguistica, argomento estremamente forte. Il Regno Unito, grazie all'obbligo instaurato poi all'interno dell'Unione Europea con questo famoso sdoppiamento, no? Prima le lingue straniere erano le lingue comunitarie, poi si è inserita l'inglese come obbligatoria, come prima lingua comunitaria, e poi le altre, francese, spagnolo e tedesco, come seconde. Ecco, di questo non parla nessuno, però sta di fatto che grazie a questo la Gran Bretagna incamera circa 18 miliardi l'anno di entrate per quanto riguarda lo studio degli altri dei paesi europei, per quanto riguarda appunto lo studio della lingua inglese. L'altra cosa fondamentale, prima di leggere il testo, che peraltro è molto breve, che ha la prima firma di Ceronetti, è credo molto importante sapere anche che questo ha anche dei costi per noi, per cui rispetto all'economia linguistica, che è un insegnamento che non ha nessuna peraltro università italiana e neanche a livello post-universitario, beh, Seth Grahn dice che è un economista della lingua ginevrino, dice che l'introito appunto di circa 18 miliardi di euro l'anno, per quanto riguarda le spese di ciascun cittadino dell'Unione Europea obbligato a studiare l'inglese fin dalle elementari, come accade da noi in Italia, beh, per ciascuno di noi, tra spese dirette e indirette, stiamo parlando di circa 900 euro l'anno. Quindi non è solo un problema di acquisizione di fondi che ha la Gran Bretagna, ma anche di costi da parte nostra. Pochi forse ricordano che nel 1958 però l'italiano era lingua ufficiale e di lavoro dell'Unione Europea, così recita il regolamento numero 1, articolo 1 del regolamento delle comunità europee. Dopodiché negli anni abbiamo assistito a tutta una serie di governi che hanno completamente lasciato cadere questo prestigio della nostra lingua, che peraltro è una delle, democraticamente, diciamo, del terzo popolo numericamente parlata solo in Italia, senza contare appunto peraltro che è anche la lingua di Città del Vaticano. Quindi da questo punto di vista credo che questo sia un momento molto opportuno per rivendicare invece il fatto che l'italiano oggi non possa continuare ad essere mera lingua ufficiale, con un colpo di mano con il quale hanno fatto Gran Bretagna, Francia e Germania, mettendole loro come lingue di lavoro, cosa che peraltro non c'è nessuna norma di tutti i trattati della casistica dell'Unione Europea,
e sia il momento di rivendicare invece l'italiano come anche lingua di lavoro dell'Unione Europea, che avrà, come capirete, tutta una serie di elementi di acquisizione economici di non poco conto. Ciò detto, vi passo a leggere, comunque questo qui è molto semplice, ci sono anche tutta una serie di argomentazioni, come esempio il fatto che la Commissione Europea in realtà non dà mai nelle sue consultazioni pubbliche la versione in lingua italiana, per cui gli italiani non sono in grado poi sostanzialmente, se non acquisendo la lingua di un altro dei popoli dell'Unione Europea, di dire la loro, quindi siamo esclusi dalle consultazioni pubbliche che sono importanti perché quelle sono quelle che sono alla base poi delle famose direttive della Comunità Europea. Il volantino lo trovate in uscita, io non l'ho voluto distribuire perché credo che sia più opportuno che ciascuno, a seconda del proprio interesse, lo prende. Ci sono sia l'indirizzo dell'appello, che è molto semplice, e sia anche una firma di posta elettronica al quale poter dare il proprio assenso o la propria adesione, e il testo è questo. Tutti riconoscono in questa Unione Europea di oltre 500 milioni di persone una casa comune dalle grandi potenzialità, ma molto mal gestite. L'Italia ha la diaspora maggiore nel mondo dopo la Cina, l'italiano è la lingua ufficiale di Città del Vaticano, da dove si irradia un cattolicesimo con oltre 1,2 miliardi di fedeli, questo per dire come il mercato della lingua italiana potrebbe essere notevolissimo. L'italiano è la quarta lingua più studiata nel mondo e, incomprensibilmente, non abbiamo visto operare un solo governo affinché quel prestigio venisse accresciuto in modo da farla divenire la terza. Tutti gli italiani vorrebbero che l'Italia, per la sua storia, cultura, creatività, bellezza, per le sue tradizioni, per il numero della sua popolazione, avesse la giusta e democratica importanza nella casa comune europea. Tutti sono concordi nel desiderare una leadership europea per l'Italia, ma nessuno ha finora dimostrato di saperla davvero realizzare. Noi sottoscritti siamo convinti che essa possa avere inizio con un governo che finalmente si adoperi perché l'italiano, da lingua ufficiale europea, divenga lingua di lavoro dell'Unione Europea. Questo è il testo, l'appello è rivolto oltre al Presidente della Repubblica, ovviamente al Governo e ai suoi componenti, e a ciascun parlamentare. Grazie dell'ospitalità. Lui ci guarda dall'alto. Allora, io inviterei... Ma scusami, come facciamo perché... dal punto di vista logistico? Beh, no, direi che diamo il microfono al professor Malato direttamente, ma anzi due microfoni, perché allora no, facciamo sedere, facciamolo sedere, io mi lascio io, no, prendo, prendo un'altra sedia, scusa, facciamo portare un'altra sedia. Io sto in piedi, parlo con il microfono. Devi usarli tutti e due, Enrico, però, perché questo va in radio. Anche questo, o li tieni tutti e due in mano? No, o... questo mettilo qui, no? Io parlo forte, no, ma... Vabbè, allora mi siedo. Bene, io devo innanzitutto dire il mio sentito grazie ai due oratori e a chi li ha coordinati. Sono riusciti, credo, a rappresentare con molta chiarezza al pubblico specialistico e non specialistico presente in sala che cosa offrono questi due volumetti, che però sono ciascuno di oltre 1100 pagine, sia pure pagine piccole, ma sempre pagine di 1600-1700 battute, quindi complessivamente sono, diciamo, ognuno di questi volumi risponde a un libro normale di 600-700 pagine. Si è parlato di sfida, e in realtà è stata una sfida perché è stato uno sforzo che è difficile immaginare. Vi do solo qualche indicazione. Il secondo volume, Dizionario della Divina Commedia, che è nato come una necessità di approfondimento. Io volevo fare un'edizione, intanto avvertiamo che i due volumi si presentano come anticipazione per estratto della nuova edizione commentata delle opere di Dante, la NECO di cui si è parlato. Cioè il progetto che è nato agli inizi di questo secolo, 2001-2002, messo a fuoco nel 2004, uscito il mio saggio programmatico che sta fuori, che è esposto per una nuova edizione commentata delle opere di Dante. Insomma, è nato questo progetto che si è portato e si è costituito una grossa squadra di internazionale di studiosi, si sono trovati i curatori dei singoli volumi, insomma, veramente un grosso sforzo di organizzazione. Ad oggi esistono, il piano complessivo prevede
8 volumi in 15 tomi, ad oggi sono disponibili, pubblicati, 7 tomi. 2 sono in corso di stampa e usciranno entro un anno da oggi, e quindi sono 9, più c'è un volume tomo, che è il Convivio, insomma quasi ultimato, e ci sono 5 tomi della Divina Commedia che stanno in corso. Ecco, questo è il progetto, ed è costato uno sforzo immane. Il primo progetto di un diamante alla Divina Commedia risale al 1993, come spiegato dentro. La collana nata nel 93 voleva offrire in prima battuta anche la Divina Commedia. E sono usciti invece La Vita Nuova e le Rime, poi Il Convivio, poi le opere latine. La Divina Commedia è slittata perché è nato nel frattempo il progetto grande della Necod, e quindi è chiaro che le due cose non potevano non viaggiare di pari passo. La Necod ha imposto una revisione del testo secondo i criteri, diciamo, illustrati nel saggio di presenza, nel saggio programmatico. Ed è stato uno sforzo di 20 anni, insomma, rivedere tutto il testo. Sono state illustrate molto bene alcune novità importanti e alcune procedure. Per esempio, vorrei aggiungere all'alternanza la fama di Virgilio durerà quanto il mondo lontano, quanto il moto lontana. Un dettaglio è che, insomma, la cosa alternativa è discussa da circa 700 anni, poco meno di 700 anni. Nessuno ha pensato di andare a vedere l'uso della parola moto, che è la variante minoritaria in Dante. Dante usa la parola moto 15 volte in tutta la Divina Commedia, mai nell'Inferno, 4 volte nel Purgatorio, 11 volte nel Paradiso. Allora che Dante potesse andare nell'Inferno, in quel contesto, alterando l'esposizione sintetizzata, ci ho dedicato qualche rigo di spiegazione, usare questa parola moto, che è sempre usata, soprattutto nel Paradiso, con riferimento a il movimento è un connotato divino, la gloria di colui che tutto muove per l'universo venere risplende, l'amor che muove il sole, quindi il movimento è un connotato di Dio, che Dante andasse a infilare il moto in quella similitudine veramente non ha senso. E questo mi pare l'argomento principale, al di là di altri argomenti, eccetera. Allora, quando ho deciso di riservare uno spazio apposito, quello che poi è intitolato Dizionario della Divina Commedia, per approfondire quei problemi, per illustrare quei personaggi, quelle situazioni, che non potevano essere trovare spazio a piedi pagina, altrimenti non sarei riuscito, nell'obiettivo primario, di tenere tutta la Divina Commedia in un volume, ma tutta la Divina Commedia con un apparato di chiose essenziale ma utile, sufficiente a capire il testo. Perché quando noi prendiamo, insomma, io frequento Dante da 60 anni e da 40 anni faccio solo Dante, ma vi devo dire che dopo aver fatto il commento, se io prendo il testo, ci sono dei passi che, se non vado a chiarire quel riferimento, non riesco a metterlo a fuoco. Cioè, il Dante minuscolo e pliano famoso, che da più di 100 anni gira per le librerie e per le mani degli utenti, che ha le note di Raffaello Fornaciaro, che sono praticamente note per l'occhio, cioè non spiegano niente, e non consentono la lettura compiuta. Uno può leggere il passo, ma capire un canto senza note è praticamente impossibile. Quindi io volevo dare al lettore quel corredo essenziale, ma sufficiente a capire un canto quando lo legge. E questo credo di essere riuscito a farlo, almeno mi auguro, mi illudo di essere riuscito a farlo. Però ci sono tutta una serie di altre cose. Io ho calcolato, l'ho messo come tra parentesi, guarda, 913 personaggi citati nella Divina Commedia. E guardate, non solo sono 913 personaggi, molti di quelli sono citati più volte, quindi sono 3, 4, 5 mila citazioni di personaggi. E come si fa a spiegare? Mettiamo San Francesco, come faccio a spiegare in due righe nella nota chi è San Francesco? Quindi ho dovuto per forza riservare uno spazio adeguato per illustrare i personaggi, i problemi, tutta la problematica astronomica, che è estremamente complessa, mi ha dato enormi difficoltà. Alla fine mi sono inventato una nota zodiaco, che è una delle ultime dell'epoca, in cui ho spiegato grosso modo il meccanismo dell'astronomia dantesca, con rinvii a varie voci,
epiciclo, equatore, equinozio, dove approfondisco i dettagli, così sono riuscito a dare al lettore lo strumento per capire quando c'è il passaggio complicato che non si può dire in poche parole. Quindi il testo dà la parafrasi un po', insomma, solo dei luoghi difficili per l'inferno e il purgatorio, il paradiso dalla parafrasi quasi integrale del tutto il testo. Quindi il lettore trova qui la possibilità di capire, con la parafrasi letterale, di capire il testo che legge. Però per gli approfondimenti ci bisogna dell'altro volume, che però poi in corso d'opera è diventato anche una sorta di strumento di consultazione. Adesso, sempre approssimativamente, sono 1100 pagine, con una media di 8-10 citazioni per pagina, sono circa 8.000-10.000 citazioni. In ogni citazione ci sono mediamente 5-6, alcune, diciamo 7-8 rinvii. Insomma, se moltiplicate, qui ci sono più di 80.000 rinvii in questo volume, a luoghi danteschi che sono citati per spiegare la parola citata con quel particolare significato in quel particolare contesto. Parole hanno varietà di valori, ma sono citati più volte in vari luoghi con significati diversi. Naturalmente ho dovuto fare una selezione, spero di riuscire a dare la rassegna integrale nel dizionario che sarà un intero tomo di 1000 pagine di grande formato dell'Anecdote. Ecco, questo per dare l'idea di come il lavoro è complesso, e però insomma un risultato c'è, sta qui, insomma io l'ho guardato, è stata la lotta. La corsia delle bozze è stato un tormento con squadre di amici e di collaboratori che hanno riguardato. Devo dire che ad oggi l'ho sfogliato un po', ho trovato un solo errore. Forse l'unico, chissà quanti ce ne stanno. La revestita voce alleluiando, è venuto stampato la revestita luce alleluiando. Una cosa l'ho scoperto l'altra sera, mi è stato un pugno nello stomaco, ma insomma ci sta. L'ho subito corretto nel testo di base, che sarà poi il dizionario dell'Aneco. Ecco, questo volevo dire, insomma è stata una scommessa, io ho esordito nella breve introduzione che Luca Seriani ha voluto generosamente apprezzare, ho esordito citando un distico dantesco. Io non la vidi tante volte ancora che io non trovassi in lei nuova bellezza. È un distico della canzone. Dalla canzone, naturalmente questa la cosa mi. Come dice? Dunque, io sento sì d'amore la gran possanza, io sento sì d'amore la mal possanza, che è una canzone che ufficialmente non è rivolta a Beatrice, ma il cui incipit, io sento sì d'amore la gran possanza, ritorna quasi alla lettera nella. Quando Dante ha la prima idea di vedere Beatrice che si presenta a lui nel paradiso terrestre. Ancora qui adesso, dell'amore alla costanza. Scusate, la stanchezza, diciamo la stanchezza se non l'età, che fa questi giochetti. Cioè Dante riprende questo verso. Come l'antica fiamma, non c'è, mi aiuti? Chi mi aiuta? Vabbè, insomma voglio dire, il distico vuol dire ogni volta che io vedo questa donna scopro in lei una bellezza nuova che non avevo visto prima, e io lo trasferisco, questo distico dantesco, alla Divina Commedia. Dopo 40 anni che io leggo e rileggo, frequento, 40 anni, 60 anni, anzi di più, io ho conosciuto Dante in secondo ginnasio, imparando a memoria, ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico velo, eccetera, eccetera. E da allora seguo Dante, lo leggo, eccetera, eccetera. Però ogni volta che si prende in mano si scoprono cose nuove. Io adesso sto portando avanti il commento grande, e non avete idea, il problema è selezionare, come diceva giustamente Luca Seriani,
perché vengono fuori tante cose che stanno lì da 700 anni e nessuno ha visto, oppure sono state viste. Ecco, questo diamante consente anche, questo dizionario consente anche un'altra cosa, di vedere raggruppati i ritorni. Dante, la voce Tebbe dimostra che Dante allude a Tebbe, al mito tebano, ai personaggi del mito tebano, almeno 10 o 15 volte. Non so, gli astronauti, Giasone, ritorna, quindi vedere concentrati in una voce come questo ritorna ripetutamente sugli stessi temi e riesce a non ripetersi mai, a non andare mai in contraddizione con se stesso. Questa è una cosa che veramente, questo è un contributo collaterale che questo dizionario dà agli studi d'artisti. Vabbè, io adesso mi dicono sempre, mi fanno segno che non devo dilungarmi troppo e quindi non mi dilungo. Io devo soltanto dire grazie a tutti voi, grazie a voi tutti che state qui. Io ho inteso con questa edizione e con l'impegno grande della NECO dare un contributo per rendere onore a Dante nel settecentennale della sua nascita, che cadrà nella notte fra il 13 e il 14 settembre del 2021. Io spero di riuscire a campare fino a quella data e a compiere, questa cosa. È possibile che nel settembre del 21 non usciano tutti e 5 tomi, magari usciano due, poi il terzo va, poi gli altri a seguire. Comunque, importante è non perdere il contatto con Dante, non perdere il contatto con Dante. Dante è una grande ricchezza nostra. Borges lo ha definito la Divina Commedia il più bel libro della letteratura mondiale e ha detto: nessuno si può privare del piacere e del diritto di leggere Dante. Per poter leggere Dante dobbiamo averlo sotto mano, in un modo agile, accessibile, praticabile. Ecco, e questa coppia di diamanti, io so bene che l'aneddoto sarà una cosa di altro respiro, di altro calibro e con altri destinatari. Poi spero che se ne possa parlare con Edizio Minor, con destinazione scolastica. Però spero che questi diamanti, sono riusciti anche due libricini abbastanza bellini, insomma, che anche come oggetto, bello anche per l'occhio, possano contribuire a tenere Dante. Io l'ho portato al presidente Napolitano, che pensando a questo ho fatto scrivere sul fondo il titolo, perché messo sulla scrivania così uno lo tiene a portata di mano, ma chi si siede dall'altra parte della scrivania legge il titolo e si ricorda che esiste Dante, che esiste la Divina Commedia e che è un patrimonio nostro che dobbiamo difendere e tramandare ai posteri. Grazie. Bene, ringrazio tutti e li attendiamo numerosi alle letture d'artis domenicali che iniziano l'11 novembre con la conferenza internazionale. Grazie ancora.